What is the question today? Quali domande ci sono oggi? Domande. Rifagli la domanda sicuro, lui fagli la domanda. Sridhar? Sì. Sridhar? Io più che una domanda volevo fare, volevo chiedere se poteva spiegarci una cosa, più che una domanda, ecco. Vai. Allora, praticamente ieri nella conferenza di Sri Vaishnava Pad Babaji Maharaj ha spiegato che nella Bhagavad Gita il Signore dice ad Arjuna che la sua nascita può essere paragonata alla nascita di un bambino materiale, ma che in realtà è una cosa trascendentale. E una persona deve capire e comprendere questo tattva. E poi viene il rasa e successivamente capire il lila, comprendere il lila. Comprendendo appunto il Vrindavan tattva, possiamo vederlo anche qui in Italia. Se poteva spiegarci appunto questa concezione del tattva. So yesterday there was non so se Vaishnava Padas Babaji and he say that the Christian Bhagavad Gita says that at the external eye my birth is seemed like any ordinary child birth, but is actually transcendental. So this is the tattva he explained. So first we have to understand the tattva, then it comes ras and then lila. Without understanding the tattva, we cannot understand Vrindavan Lila. So she's asking, what is this tattva that we have to understand? What is the tattva, like generally speaking? Tattva means the real fact. Tattva significa il fatto reale. That is it. Krishna to Bhagavan Swami. He is the original supreme lord of everyone. Che Krishna è il signore originale, supremo di tutti. This tattva first we have to know. That the Krishna is the supreme creator of everything. Quindi per prima cosa dobbiamo comprendere questo tattva, questo fatto reale, che Krishna è il signore creatore supremo di ogni cosa. Vishnu is his maintainer. Vishnu è il suo mantenitore. Brahma is the creator. He do one job. Brahma può fare soltanto una cosa, che è il creatore. And Shiva is a destruction. He destroy everything. E Shiva è il distruttore, quello che distrugge ogni cosa. So who can do one thing, he cannot be a supreme lord. Quindi coloro che possono fare soltanto una cosa, come queste tre personalità che ho appena detto, non possono essere il Signore Supremo. Supreme means he not do anything. Supremo significa che può fare qualsiasi cosa. He is free from everything, but he can do anything. Significa che è libero da ogni cosa, ma può anche fare ogni cosa. Very nice. Yeah. This we cannot see. E questo non lo possiamo vedere. So we are very short vision. We see no. The small persons are the very God. He is Santoshi Maha. Some other individual soul. Is the expansion of the Lord who is maintaining something, he is the supreme. La nostra visione è molto limitata e noi molto spesso confondiamo nelle persone, nelle anime ordinarie, dato che controllano qualcosa, pensiamo, oh, loro sono espansioni del Signore Supremo perché controllano tutto.
How you know? Supreme never works. Sai che il Signore Supremo non lavora mai. He is free from all responsibility, but he distributes all responsibility to everyone. Lui è libero da ogni responsabilità, ma allo stesso tempo è colui che ha dato tutte le responsabilità agli altri. And who took the responsibility, they are very responsible. E coloro che l'hanno prese queste responsabilità sono molto responsabili. They do their job. And he, the Supreme, to do what he creates. The living soul, he takes care of that living soul. Il Signore Supremo si prende cura delle anime viventi che ha creato. We are soul covered with my body. Noi siamo anime ricoperte da un corpo materiale. Why create? Perché ci ha creato? Why the mother wants a child and father and mother they marry to make the child white? Perché una madre vuole un bambino oppure due persone si vogliono sposare per fare un bambino? Perché? Why? That they will help me, they will support me, they will work for me. And the father and mother give love to the all children. Perché questa coppia che è desiderosa di avere un figlio lo fanno col sentimento che poi quei figli si prenderanno cura di loro, lavoreranno per loro, condivideranno dei sentimenti e quindi i genitori si prendono molta cura dei figli. This is the responsibility of father to care every children. And how much they can give love that he can be responsible. E questa è la responsabilità di ogni padre, quella di prendersi cura dei propri figli. E più amore dà al proprio figlio, più quel figlio può diventare responsabile. The Supreme Lord only wants which son is worth wanting. Who needs love, he wants to give love. He needs money, he gives money. Money is not a material thing, not a big job for him. Love is a big job for me. E un figlio è sempre pieno di richieste. E dato che il padre ama il figlio, vuole soddisfare le richieste. E quando il figlio vuole i soldi, non è una grande cosa per il Signore Supremo dare i soldi. Però l'amore è una cosa grande. Material person don't behave nicely. Because he is covered with the material understanding. He wants only give and take. Una persona materialista non può vedere molto perché è ricoperta da una concezione materialista e basta. Quindi quello che fa è dare e prendere, dare e prendere. This is not original. Material love is not real, is a shadow of divine love. Quindi questo non è il sentimento dell'amore originale. L'amore materiale è soltanto una riflessione, un'ombra distorta dell'amore originale. Because we cover from the material body, we have a my interest for that love. My benefit, if it's there, then is my love. Che noi essendo ricoperti da questo corpo materiale con tutti i suoi attributi pensiamo che l'amore è soltanto quello che riguarda il mio godimento. But the creator who creates the soul for them is always he wants to give love. Però il creatore che ha creato tutte le anime, lui è nel sentimento che vuole soltanto dare l'amore. So he exchanged the love with everyone.
quindi lui scambia amore con tutti. The soul is a gopi, female. L'anima è in un'energia femminile. And my material body is a male identification. Mentre il corpo materiale è un'energia maschile, un'identificazione maschile. So without coming to the soul consciousness, we cannot understand the love of the God. Quindi senza situarci nella coscienza dell'anima non potremo mai comprendere l'amore per Dio. And when people like to develop this consciousness, then his responsibility to do love. E le persone che vogliono sviluppare questo tipo di coscienza, allora si prendono la responsabilità di dover sviluppare questo amore. And when we are conditioned in my body, we search for my enjoyment love. Mentre quando noi siamo soltanto sotto il condizionamento del nostro corpo materiale, l'amore che ricerchiamo è diretto soltanto verso noi stessi. And then is a material love, is a shadow of the love. E quindi it's not original love. Questo amore diretto verso noi stessi è soltanto un'ombra distorta dell'amore originale. Your love is start from the soul and super soul is Radhika. L'amore puro proviene dall'anima e il Signore Supremo gusta questo amore puro che proviene dall'anima. So this tattva has to understand. Quindi this is the tattva. Questo è il tattva iniziale che dobbiamo comprendere. Thank you. That when we know the tattva, then we know the rasa. Plus. Quando noi comprendiamo il tattva, allora possiamo comprendere il rasa. Il rasa sarebbe il succo. Plus. And juicy is not only juicy. Then we go to the lila. Lila means in my life it starts happening. Because I am living in my spiritual consciousness, this pastime is, I am living in this lila, pastime. E poi dal rasa ci muoviamo verso il lila. Cosa significa quando siamo nel lila? Che queste cose diventano reali nella nostra vita. Dal rasa che pratichiamo con gusto, cioè il succo, allora poi quei passatempi diventano reali nella nostra vita. And when we live in that, then we start living in that feeling. E quando viviamo nell'ira, allora siamo situati in quel sentimento ben specifico. And that feeling is a word, bhava. E quel sentimento è il bhava. And bhava and mahabhava. Il bhava e poi quello più elevato è il mahabhava. Mahabhava is Sri Radhika. Mahabhava è presente, è quello che ha Sri Radha. You have a good luck that Vaishnava Prabhupada is in Italy. He's a very saintly person. Siete molto fortunati che Vaishnava Pattas Babaji adesso si trova in Italia, perché lui è una personalità santa. Today is in Assisi, but he should come back now, like with Ramananda, they wanted to come in. Yeah. Very nice. Tattva, when you will know, the Supreme Lord is a Krishna. When you will believe and sign it, then slowly and steadily you will develop
the highest thing to understand, ultimate goal of the life. Quando uno comprende il tattva, il fatto reale che Krishna è il Signore Supremo e ci mette la firma, allora da quella comprensione poi lentamente ma fermamente uno si dirige verso l'obiettivo ultimo della vita. But we have to believe his signing. Prabhupada said 10-10 in Bhagavad Gita. Però dobbiamo crederci. Prabhupada lo spiega nel decimo capitolo, decimo verso della Bhagavad Gita, che dobbiamo crederci e ci dobbiamo mettere la firma. Then we know the Krishna energy. Dopodiché allora possiamo conoscere la energia di Krishna. What is the meaning of Krishna if you don't know the energy of Krishna? Qual è il significato di Krishna se non conosciamo l'energia di Krishna? The person is powerful because of his energy. Una persona può essere potente soltanto grazie alla propria energia. And our energy, Krishna energy, is Radha. E l'energia di Krishna è Radha. Mahabhava Sarupa. Che è la forma del Mahabhava. So this is the highest understanding of Krishna consciousness. E questa è la comprensione più elevata della coscienza di Krishna. Chaitanya is not Krishna. I always said that. Chaitanya non è Krishna. Io lo dico sempre. Yesterday also he was saying in the class, Vaishnava Padasvaji. Who was saying Chaitanya is not Krishna, he's Radha. Very same actually. Alex, if he is not, why? I will cry for myself. Yeah, yeah. In English. He is crying for Krishna, Krishna. Why? Without Radhika, how he can do this? He will not cry for himself. Chaitanya Mahaprabhu piangeva sempre e diceva, esclamava Krishna, Krishna. Se lui è Krishna, non è che piangeva per se stesso, è che è Radha. Very simple. È molto semplice. You like anyone tea? You want a cup of chai? You take chai, I take 560. Let's have a tea party. Who's calling? Taxi? This is Sias, no? Yeah. Yeah. So believe this. What is the realization? Realize souls. Very rare to find it. Dovete credere alle realizzazioni delle persone sante. So good. Many times we say ras and bhav in a way that they're the same thing. Like I said, oh, this bhajan is full of bhav, or this bhajan is full of ras.
So what is actually the difference? Bhava is a Mahabhav and Bhav. When Bhav is there and Rasa is there, that is Ananda. Bhav, feelings. If you are no feeling, you are this bottle. Bottle has no feeling. Quando c'è il Bhav e il Rasa, allora c'è l'Ananda. Il Bhav sono i sentimenti. Ad esempio questo contenitore no di feeling. Plastica non ha sentimento. If there is no feeling, it is the garbage. Se non c'è sentimento, allora è spazzatura. Sure we have to go to garbage. E sicuramente un giorno dovremmo andare nella spazzatura. I use the day I will not use, I will throw in garbage. Io magari la uso questa bottiglietta, questo contenitore, però dal momento che non la uso più la butterò nell'immondizia. So this is feeling. And who has the highest feeling, they are always respectful. Coloro che hanno sentimenti molto elevati sono sempre rispettosi. Means they are Radha followers. Perché sono seguaci di Radha. And Rasa, the feeling come, Rasa will come to you. Quando arrivano i sentimenti, allora arriva anche il Rasa. Rasa, Raso Vaisaha is Krishna. Raso Vaisaha, che è Krishna, definizione di Krishna. So Radha is always first, then Krishna. Quindi Radha viene sempre prima di Krishna. That is Ananda. E insieme formano l'Ananda. What is Ananda? Che cos'è Ananda? Real inner happiness. La reale felicità interiore. What we are searching for. Che noi tutti stiamo cercando. We are running for no reality. Però noi la cerchiamo e corriamo verso ciò che non è reale. I come for something, I start doing something. Sono venuto in questo mondo, ho preso nascita per qualcosa, però mi ritrovo a fare tutt'altro. When I am in womb of mother, we are praying to God, please take out from the womb, I will never forget you. Quando io mi trovo nel grembo di mia madre, nei 9 mesi della gravidanza, allora prego il Signore e dico, per favore fammi uscire, ti prometto che non ti dimenticherò mai. When the small boy, he smile, cry, only when he see the God, he smile, and when he no see, he cry. That time we are open vision to see that, because we are small, we are taking only mother milk. E anche quando nasciamo, effettivamente, essendo puri e piccoli, abbiamo la nostra visione chiara, quindi vediamo il Signore e sorridiamo. Quando non lo vediamo, cominciamo a piangere. Prendiamo soltanto il latte di nostra madre. That you will never forget you, I will do for you, I will give my whole time in my life. Only to serve you, to understand you. Io mi rivolgo al Signore e gli dico, tutto il tempo della mia vita lo passerò pensando a te, non ti dimenticherò mai. But slowly, slowly we start forgetting. Però lentamente in realtà cominciamo a dimenticarci del Signore. And one day, totally we become material.
fino al giorno in cui diventiamo completamente materialisti. We forget after that. If I don't know where to go, what will happen to me? Ce ne dimentichiamo e dopodiché io non so più dove andare. Soul has to go out from the body. Quando arriva poi il momento di lasciare il corpo, l'anima deve uscire dal corpo, però io non so dove devo andare. Then when I don't know myself where to go, I will become fat and die. E se quindi io non ho realizzato il sé, non so chi sono, però devo lasciare il corpo, dove andrò? Potrò, I have no place to go. Potrò diventare un fantasma. I don't know where to go. Perché non so dove andare. 100 years, 200 years we will go, no drinking water, no drink, eating anything, all the place we like to do, but we cannot do. E quindi possiamo ritrovarci in una condizione che per 100, 200 anni girovaghiamo senza un corpo, non possiamo mangiare, bere. And if I know myself where to go, I can go. That has to realize to go the place where I want. Mentre se io riesco a realizzarmi nel sé, saprò dove devo andare e sarò capace di farlo. Right or not? Giusto. Why not do this? No? E perché quindi non ci mettiamo in pratica per farlo? Why we waste the time? Perché sprechiamo tempo? Many nice things. Also. Oh. For the toys. Praying for the toys. It's all Maya. This is Maya. Ho detto quello perché ci stanno tante belle cose fuori. Like detto, mother, sono come dei giocattoli. When the child he buy one toy room for the child. Play in the room, go in the toys and play and so forget me for some time. Come then una, I can work. Come una mamma che quando il bambino diventa un pochino più grande da essere un neonato, allora gli fa una cameretta con tutti i giochi e gli dice gioca, adesso gioca un po' con i giochi e per un po' dimenticati di me, fammi riposare, gioca, divertiti. And I become so busy in playing that I don't want to remember mamma. E quindi io mi ritrovo poi così impegnato a giocare che realmente mi dimentico di mia madre. These are the problem. E questo è il nostro problema. So many times I become father of someone, and same father, my father become my son. Same time, his circle is going on. Sometimes, so many times, I become son of my son, and now I have to pay to them. Like this is happening. Quello che succede è che molte vite. Io sono il padre di mio figlio, poi nella vita dopo divento il figlio di quello che prima era mio figlio e quella dopo ancora quel figlio diventa mio padre e così via. Non si finisce mai. We going in on and on and on in circle. We don't want to run away from this. E quindi ci ritroviamo in questo cerchio che va eternamente avanti e non ne vogliamo mai uscire. Other question. Altra domanda? Other question? Frate, allora i sentimenti sono la cosa più importante. So the most important things are the feelings. If you want to take the center of feeling, then you have to reach. Live with the highest feeling people, then feeling will come.
Se vuoi prendere rifugio nei sentimenti, allora devi vivere con coloro che hanno i sentimenti più elevati, così questi sentimenti possono entrare anche dentro di te. Questo lo so. Sperimentato questo, sì. I experience. Con Guru Dev. Now we have a Vaishnava path, more close with him and experience. Adesso c'è Vaishnava path da Babaji lì a Terni, quindi cercate di stare vicino a lui e sperimentare questa cosa ancora di più. Rare person like them. È molto raro trovare personalità del genere. Sono attaccato a Gurudev, ormai sono entrato nelle sue dinamiche mentali. Nella sua dinamica spirituale è così. Sì, it's true, but I'm very attached to you, so I'm very involved with. Faccio un po' fatica sono a Terni e faccio un po' fatica a comprendere questo devoto. But it's not no. To enter like in relation. No, really. È un lit mio, no? But we have to see in his words Guru what I Guru Dev is what telling is real or wrong. Is reality or not? Is how much understand he will say the same words what I say. Non devi necessariamente sviluppare una relazione, affidarti, fare chissà che cosa, ma devi ascoltare e vedere se le sue parole sono come le parole che dico io, cioè il guru ti sta parlando attraverso di lui. Yes. Yes, guru. Sadhu, sastra, suhide sadhu. Di lui è un sadhu? Sadhu is one. Sastra word. Le parole dei sadhu, le parole degli shastra. And guru vakya. E le parole del guru. Is one or not? Sono la stessa cosa oppure no? First is sadhu. Per prima cosa è il sadhu, parole dei sadhu. And shastra is one or not? E quelle del shastra, quindi le parole del sadhu e dello shastra sono la stessa cosa oppure no? Di quel sadhu che sta parlando, rispecchiano gli shastra oppure no? Gli shastra danno il tattva. Guru will give you rasa. E il guru ti dà il rasa. Sadhu, sas, guru. Teacher, se coro, occo. One, make it one subject. Quindi le parole dei sadhu, dei shastra e del guru devono diventare un argomento unico, la stessa cosa. Yes. Yes, guru. Thank you.
Any more questions? Più domande, altre domande, post questions. Come here. Keep it on. Domande. I have a question, Guru. Now Janmashtami is approaching. So, of course, we think mainly about the maybe Vatsalya aspect, Krishna takes appearance, small child, but in our case, as aspirant Manjaris, Radhadasis, how to feel the festival, how to see the festival. Krishna is Radha's Krishna. Ho fatto una domanda a Gurudev, gli ho chiesto adesso viene Janmashtami, noi come Radhadasi come possiamo vedere e sentire questo festival? Dice Krishna è il Krishna di Radha. And when we serve Krishna, Radharani become happy. E quando noi serviamo Krishna, Radharani diventa felice. So we serve to the Krishna to make happy to Radha. Quindi serviamo Krishna per rendere felice Radha. Yes, bello. For Radha, Dasi, Krishna is not a child there. For Mother is Krishna is a child. Quindi per una Radha Dasi, Krishna non lo vede nella forma di bambino piccolo. Per la madre, sì, lo vede la madre nella forma di bambino piccolo. We do abhishek in a daytime. Noi facciamo l'abhisheka la mattina, non la notte. We appear in Vrindavan in daytime. Perché lui a Vrindavana appare nella mattina. And in Matra as a Narayan Krishna, Devaki Nandan. Mentre la notte, prima di venire a Vrindavana, appare nella forma di Narayan Krishna, figlio di Devaki, Devaki Nandan, a Mathura. You not do us Abhishek in night time. Ed ecco perché non facciamo più a Vrindavana l'abhisheka la notte. You worship Yashodana. Non adoriamo Devaki Nandan, ma adoriamo Yashodanandan. We celebrate in the daytime because he is Yashodana. And he appeared in the morning. Daytime, 11. No, 11, daytime. Huh? 11 o'clock? Yes. He arrived in Vrindavan. No, night time he come to the Vrindavan, but mother see at 11, 10, 11, because she was too much in pain, because he born the baby, Mahakatyani. She saw in the morning. Quindi Yashoda Meya ha visto Krishna la mattina. Anche se lui da Mathura poi è venuto che avvrindavano durante la notte, lei in realtà era molto affaticata perché aveva dato vita alla bambina Katyayani e quindi vide Krishna soltanto poi la mattina verso le 10. So there are three types of mother.
Quindi ci sono tre tipi di madri. And Krishna has a three mother. E Krishna stesso ha tre madri. One is a Devaki. Una è Devaki. Who never sees the birth. Che è madre, ma non, colei che non ha mai allattato Krishna. Is a Devaki. Lei è Devaki. One mother always feeds the breast. After 5 years, mentre l'altra madre che ha allattato sempre fino a quando Krishna aveva 5 anni è madre Yashoda. And one mother is a Putana. E un'altra madre è Putana. Putana is a mother who put the poison in the breast and want to feed the Krishna. E Putana è quella madre che vuole allattare Krishna attraverso il suo seno, ma con il veleno, non con il latte. So you will see whole universe is three type of mother you can see. Quindi potete vedere che in tutto l'universo anche ci sono questi tre tipi di madri. Rade, Rade, Gurudev. Can I ask also something? Yeah. Can you talk about a real humbleness and what is the benefit of humbleness and what is standing in the way of to get humble, what is disturbing to become humble, what is humble is the nature of devotion. Devoto ha chiesto come diventare umili, cosa significa umili e come diventare umili. Gurudev dice l'umiltà è la qualità della devozione. Humbleness, you have a feeling. Quando sei umile, significa che hai dei sentimenti. You have a respect and love for that. Che hai rispetto ed amore. So this grass is more humble than anything. You press, you will never press you. We give you softness. Ecco perché l'erba è la cosa più umile di tutti. Perché tu la calpesti, ci passi sopra, e quello che ti dà indietro è soltanto morbidezza. Ti dà un senso di morbidezza nonostante tu la calpesti. Tolerance. Tolerance is also behind the reason of your humbleness. Anche la tolleranza è una causa dell'umiltà. Grazie all'essere tolleranti uno diventa umile. You not become small. In realtà non è che diventi piccolo. But my false ego say that you are losing your position. Però il tuo falso ego, quando uno inizia a diventare umile, ci dice attento perché perdi la tua posizione, eh? So my mind, the person who live in mind, they are living in the false ego. Le persone che vivono soltanto nella mente sono persone che vivono soltanto nel falso ego. So, my body identification, my sense identification, my ego identification keep distance from the feelings.
quindi la identificazione con il corpo, con i sensi, con la mente, ci tiene lontani dai sentimenti. My sitting ego. L'ego siede nella mia mente. In inglese in italiano chiamiamo falso ego. Why? Perché? Because this is false. Perché è falso. So we are moving for false. Quindi noi ci muoviamo, agiamo con il falso. And we are living in the false. E viviamo nel falso. We are dying for the false. E muoiamo con questo falso. What is not truth? Ciò che non è reale. This is the suffering. Ed è questa la sofferenza nelle nostre vite. How is this humbleness benefiting our ability to do bhajan? Yeah. मैं कोई बात नहीं इन लोगों को ना खाली प्लेन ले आओ हमारे वहां डाले दे दो ना इधर मैं ओके कहाँ है तो यार मेरा कब दे दो मैंने मेरा कप दो गुस्से में बनाएगा ना ना यू विल मेक इट आउट फर्स्ट फॉर गुड स्वेट 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 My suffering. Ciò che ci crea sofferenza è correre verso ciò che è falso. Suffering is my running for the soul. E questa sofferenza è la via nella nostra vita. Truth is this. La verità è questa. That I'm a living soul. Che sono un'anima vivente. This is my original. E questa è la cosa originale. And this original will go out from me. E questa cosa originale un giorno se ne andrà da me, dal corpo. Right, Sundara? You see your mother living, original go and material thing live in this material world. So Gurudev ha detto giusto Sundaram Baba che proprio qualche giorno fa la sua dolce mamma ha lasciato il corpo, quindi lui stesso ha potuto vedere come la cosa originale dell'anima va e il corpo invece è quello che rimane. And Chavan also see average this original push circumstance. Dr. Chavan from Japan. E anche Chavan dal Giappone, che è una dottoressa che è nel reparto dove le persone di malattie terminali tutti i giorni vede anime, può constatare che l'anima se ne va dal corpo. You could sense that. Yeah, interesting. Nice to you.
I can see with the Shraddha. In real, they have not made like Gola. So this is the mask. My God. You can see the check. Check this. Why you give less to? Yes. It's a very good thing. You will not find. Mercy of the people who came. Questa umiltà si acquisisce con la pratica spirituale, col bhajan. This humbleness, Gurudev, we can develop only through the sadhana, bhajan. Yes. Very easy to become crazy without association. È molto facile impazzire senza la giusta associazione. Easy to become crazy. Yes. Molto facile impazzire. Yes. Shridhar, volevo fare una domanda, non so se ha finito con la domanda precedente, Gurudeva. Vai, fammo finire uguale, vai. Hare Krishna Gurudeva, my obeisances. Volevo fargli questa domanda. Ieri alla lezione sempre di Vishnu Palmaraj I wanted to do since yesterday when I listened to the class of Maharaj, the Babaji Krishna ha detto che il ruolo del maestro spirituale è quello di dare, incanalare, portare il discepolo in un rasa specifico. See, and he said that the work, the role of the spiritual master is that to stabilize, portare, no? Make the disciple in a very specific rasa. Do you see? I would finish. Yeah. No, niente, volevo semplicemente chiedergli come il maestro conduce, no? Questo il discepolo allo sviluppo del suo rasa personale. What is the process? How the spiritual master make the disciple, like to make this process step by step to, sì, to develop in one specific ras. Actually, why we need a spiritual master? Because personal connection we can create. Perché abbiamo bisogno del maestro spirituale? Perché così possiamo sviluppare una connessione personale. And he can understand me and I can understand him closely. E io quindi attraverso questa connessione posso comprenderlo, anche lui può comprendere me intimamente. And one desire of the disciple to go through more deep in the subject. No, keep sorry here. E un discepolo poi sviluppa il desiderio di andare sempre più in profondità nell'argomento. These are very important, that
he became very close, that his all problem his spiritual master has to know, nothing to hide from. Lui deve diventare così vicino al maestro spirituale, così che il maestro spirituale può conoscere quali sono tutti i blocchi, i problemi del discepolo, che non gli può nascondere più nulla. If I will block with my spiritual master, who can help me? Se però io mi blocco, mi nascondo dal maestro spirituale, allora chi è che mi può aiutare? You know, any spiritual master helps when the disciple open herself. Quando è che il maestro spirituale può aiutare il discepolo? Soltanto quando il discepolo si apre al maestro spirituale. If he's not open, no way. Se però il discepolo non si apre, non c'è via. Cannot help. Anche il maestro spirituale non può aiutare. He cannot see the blockage and he cannot remove the blockage. Perché lui non riesce a vedere poi tutti i blocchi del discepolo e quindi non può rimuoverli. And I don't want to remove my things. All are my assets. Anche io quindi non voglio rimuovere tutti questi blocchi perché sono in realtà le mie comodità. E quindi lui non ci può aiutare. He can advise you, he's a navigator, he's not a goal. Lui ti può consigliare perché il navigatore non è l'obiettivo. Goal is Radha and Krishna. L'obiettivo sono Radha e Krishna. Goal is the Dio, God. È Dio. Not a guru is the goal. L'obiettivo non è il guru. When we make the guru is my goal, we block myself. Però quando noi facciamo del guru il nostro obiettivo, allora ci blocchiamo. Ask to anyone. Chiedete, the first block. Chiedete a chiunque. Questo è il primo blocco. Then maybe vehicle cannot replace compass to, so you sit in car, you sit and first you put the address where you want to go. Quando tu accendi il navigatore in macchina, per prima cosa ti siedi e poi scrivi il luogo in cui devi andare sul navigatore. Then what they do? Navigator say left, right, Agava. One. Then lay your thin glass up a thin cup. Navigator, so he say right, go, left, go. And he say right, you go left. What will happen? You will not go following navigator. Quindi se il navigatore poi tu inizi e ti dice vai a destra, vai a sinistra, però se ti dice vai a destra, tu vai a sinistra e viceversa, allora che succede? He want to help always to us. Turn again back and go with this way, then you will go easy way. He want to navigate us, but we never listen. Lui ti vuole aiutare sempre, quindi ti ricalcola il percorso, prendi la inversione a U, rifai quella strada. Quindi ci vuole sempre aiutare, però noi non lo ascoltiamo mai. One is goal, one is navigator, two things important. Quindi uno è l'obiettivo e uno è il navigatore. Queste due cose sono importanti. Right now. Giusto? Navigator cannot work without goal. Il navigatore non ha significato senza l'obiettivo, non può, non si aziona neanche, perché la sua funzione è quella di portarti all'obiettivo. Never work. Non funziona. Function is only working
when there is a goal. Il navigatore funziona quindi soltanto quando c'è un obiettivo. And navigator is my goal. Se però io faccio del navigatore il mio obiettivo, then see the navigator and sit in car and plan where you want to go. Allora, sit in car, think where you want to go, or sit and watch the navigator. Allora entri in macchina, c'è il navigatore e stai contento così, col navigatore senza pensare dove devi andare. Mentre un'altra cosa è quella di salire in macchina, sapere dove devo andare e prendere l'aiuto del navigatore per arrivare a quella destinazione. This is happening. No car is moving, only I watch navigator. Se però io non metto la destinazione, la macchina non si muove e io sto lì soltanto a vedere il navigatore. Well. Quindi, diciamo, uscendo fuori di metafora, il desiderio del rasa da sviluppare deve nascere dal discepolo, il particolare rasa a cui lui vuole appunto realizzare, deve nascere dal discepolo, non dal maestro. To the spiritual master that he channeled the rasa of the disciple, actually, is the disciple that first of all has to develop the desire to cultivate one rasa, specific rasa. Is like that? First we have to develop feeling. Per prima cosa devi sviluppare sentimenti. And before feeling, we have to develop relation. E per poter sviluppare questi sentimenti, uno deve entrare in una relazione, sviluppare una relazione. Without relation, there is no feeling. Senza relazione non ci possono essere sentimenti. And without feeling, there is no rasa. E senza sentimenti non c'è il rasa. It's a theory. È una teoria. Is a material theory or a spiritual theory? The same theory working. Here is a shadow and there is the original. Che sia una teoria, quindi un meccanismo materiale o spirituale, è la stessa cosa. Quella materiale è un'ombra e quella spirituale è la realtà. E quindi questi sì. Tattva è la foundation. Il tattva sono le fondamenta. And rasa, you live. E il rasa è dove vivi. Sono le camere dove vivi. House, casa. La casa. How many people are living in the foundation? So only beggars who have no money to buy the house in India, they live in the foundation. Fammi vedere se ci sono delle persone che vivono nel fondamento. Soltanto coloro che sono molto poveri, che non hanno soldi per comprare casa o per stare in affitto su una casa, vivono nelle fondamenta. Foundation is a no place for living. Però le fondamenta in realtà non sono il luogo in cui uno deve vivere. Foundation. If you make the foundation strong, you can make a very high building. Se uno però comunque sia fa le fondamenta molto 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 solide, allora può costruire un edificio molto solido, molto grande. If your foundation is not good, you cannot make many stories.
E se però tu fai, non fai delle fondamenta solide, allora non puoi fare un edificio con molti piani. Can you make one example of not making the foundation strong and only want to make the room, like any devote, ordinary devotee example, like in our devotional life, how to understand how actually we have to make this foundation. Sometimes we just want to make the house without thinking of the foundation, how to make everything. Is a tattoo. All life is given tattva. All life I want to be in foundation. No, the other way you would be is all talking, if we don't have the foundation but we want to build the rooms, that is also not good. But foundation is important. Yeah. I am telling that foundation is important. But all life not I will live in the foundation. Yes. Mm. Foundation has a limit of time. That limit time you have to give and start construction. Le fondamenta devono essere solide, e dopodiché uno può costruire. Ai nello callo. Acha tumma umata. Sri Sachinandan ko bolo. Sitara. Avine. Ya Bharti. Bharti. Bharti or Vrijavasi. Bharti. Ah, good. I think that's very good. Who cannot go? He has to go to Bharti. Gopinath Vaja. Sachinandan can. I thought they don't play. Radhe Radhe. So, any example word of like, sì, ma un attimo, stiamo, an example, okay. If I want traducici to... Traducici l'ultima parte, Shida. Abbiamo detto l'ultima parte. Le fondamenta sono molto importanti, però non puoi vivere tutta la vita nelle fondamenta. Sì, e voi gli avete fatto due domande, no? Foundation is must, most important. Le fondamenta sono molto, molto, molto importanti. But whole life not. I'm making foundation. Però non che tutta la vita la passo per fare le fondamenta. If I have no money, I have no association. Se io non ho soldi in questo contesto, significa quindi che non ho associazione. No good architect. Non ho un buon architetto. No money, how I can make the house? Allora come posso costruire casa? Then I have to build foundation. Allora devo vivere soltanto nelle fondamenta. Good. I have one idea about what you asked, Shida. Yeah. If we don't have the foundation because we think we can build already the higher levels without, you know, taking care of foundation. Yeah. Then if some storm comes or some water or anything, whole, if any problems come, if any, you know, difficulties, any tests, then the whole house will break. That's my idea, Rudy. Yes, 100%. If we have not this foundation. Well, I say foundation is a must. Right. But we cannot live in the foundation. No, so foundation can mean determination in bhajan also, like tattva, but also like many things. Otherwise, we see actually many times maybe some devotee feels like so rushy. Foundation is A to Z, is foundation. Mm. Foundation, how you can make it strong when is everything is not there? No, it's the base. If you do the foundation first, you do the puja. Puja is the
And you can, you see, Maharani make foundation, she bring from India many things. Puja, everything is important through the foundation. Mm. But if you make the foundation and you don't want to build the house, no good architect, no much money I have. I have to read that. I have no fund to do. Yeah, I will translate that. Like him. He's a super great. He's a superman. Mm. He really no, but let's talk like he's talking. No, perché io avevo chiesto se poteva Gurudev dare un esempio di un devoto nella pratica che vuole costruire soltanto casa senza fare le fondamenta. Allora Suniti Didi ha detto che possiamo capire un tale devoto che fa in questo modo quando c'è un temporale, c'è qualcosa di grande che succede e quella persona, quel devoto che ha costruito casa senza fare le fondamenta, allora gli si distrugge casa. Quindi funziona in questo modo, le fondamenta devono essere le cose più importanti. Uno fa il puja quando costruisce casa, per primo ha le fondamenta, uno deve avere delle fondamenta molto molto solide, molto molto forti. Però lui sta dicendo che la casa la costruisci attraverso il rasa, cioè le fondamenta, la casa è... la serve casa... il rasa per costruire la casa. Foundation is statue and the house is ras. Right. Yes. Rasa come when you go to cook in kitchen. Quando viene il ras, allora ti sentirai ispirato di andare a cucinare in cucina, bedroom, di andare in camera a fare qualcosa, dining room, di andare nella sala da pranzo, drawing room, nello sgabuzzino da lavatrice, fare le cose artistiche. Toilet, andare al bagno, separate toilet, not separate toilet, toilet and shower, separate. Toilet and separate, American toilet and shower together. Avere il bagno col gabinetto da una parte, dove fare la doccia da un'altra, all automatic, by button you can organize everything. That will come rasa. Dove ci sono questi bagni dove con l'intelligenza artificiale che il bottone può attivare tutto, lo sciacquone, lo spruzzino, quel culetto, c'è tutto. Quello è rasa, la casa. Rasa è la casa. Sì, rasa è la casa. The rhyme. No. There is a foundation of the latrine, but you cannot do latrine. It's foundation for kitchen, but you cannot cook there. Se però tu fai soltanto le fondamenta, allora magari hai le fondamenta per costruire la cucina, le fondamenta per costruire il bagno, ma in realtà non ce li fai, quindi a che servono? A niente. You will show the picture. Oh, I'm going to make one house flat. Foundation is this, but no, it's coming. I'm raining water, is sitting there. Nothing I can do it. Money will come, my architect will give the map, I will do it. Tu, seduto contento, che hai il disegno del progetto della casa e fai vedere, guardate, queste sono le mie fondamenta. Posso costruire qui questo piano, bagno, quello da destra e sinistra, però in realtà poi ti piove sopra la testa perché non hai costruito niente. My guru is my architect. Quindi il guru è il nostro architetto. But is it good of that also that the builders are different, like foundation builder is one and house builder is one and or one can is able to do everything. One is separately less qualification, but one can be all can be all. All one place office you can go, everything you can get. Io chiesto a Gurudev se i costruttori possono essere diversi, ovvero c'è colui che fa le fondamenta e basta,
e poi c'è colui che fa soltanto il disegno della casa, l'architetto, e Gurudev ha detto che se c'è uno che ha poche qualifiche, allora potrà fare soltanto una cosa in particolare, mentre chi ha molte qualifiche può fare tutto, sia le fondamenta che costruire casa. Have you seen the Prabhupada? He had many varieties of architects. Come vedete Prabhupada, lui aveva una varietà di capacità di costruzione. Different styles. I think of one other illusion what we have also maybe I have. In this life I will build the foundation. In next life I will make the rooms. Mm-hmm. No? I have a question. In one of things, his spiritual body in this lifetime, after he leaves this material body, does that jiva, when entering the spiritual body and attains prema, does he go to Goloka or does he manifest in Gokula, the pastimes manifest here in material world? Was he starts living there. After that, not do. The moment he starts meditating, he is living there. And what he desires, he desires. Is a person desire. Mm-hmm. He starts living, he not go at the time of death. He starts now to move there. Then he will see the person is centrally person. Mm-hmm. Because he is not in this body, he is out of this body. He's living in different world. Cioè il devoto che ha chiesto quando una persona si realizza nel sé, realizza la sua svarupa, quando è il momento che lascia il corpo, va a Golok Vrindavan oppure a Gokula, ovvero in un universo manifesto dove Krishna sta manifestando i suoi passatempi. Il Gurudev dice che in realtà quando uno si realizza già vive lì. Nel momento in cui uno medita ed è nell'ila, già è presente nella dimensione eterna. The answer is Gokul, here, is it? We start to live immediately here. Any place that he desires. As for desire, he will start. Dice, a seconda, uno è completamente libero, dipende dal desiderio che lui ha, può fare in realtà. Però lui, maybe some geographical material thing we because have, go, come, it depends upon you. One is a parkia bhav, one is a sakya bhav. Dipende da te. Uno è il parkia bhav e uno è sakya bhav. If I want to live in parkia bhav, parkia world we go. When we want to go to Sakya Bhav, we go to the Goloka. Se uno vuole essere nei passatempi dove c'è il Parakya Bhav, allora andrà lì dove c'è il Parakya Bhav. Se invece uno vuole andare nei passatempi dove c'è il Sakya Bhav, allora andrà a Goloka. Many details. But what you will decide, you will do. So I said not answer. Un argomento molto profondo. Adesso abbiamo soltanto detto qualcosa. We see Gurudev who was saying sometimes also this question, then I feel because we think with the mind that I go for like a geographical thing, like spiritual world is somewhere like a planet up or down. That is actually a matter of consciousness. So the moment
I realize I am. I live there. It's not a I go. Like, it's just wherever you exist, the existence, the consciousness. I'm living in wrong place. I have to live in right place. That is. I'm asking this Buddhism because I was listening to one lecture, it was so proud, but she said on April Donnelly. April Mayer. Hello? April Donnelly. Thank you. This is from where? Don't go. No, no, no. Very hard. Yeah. You're saying. Hai una domanda? Se no la faccio una io. C'è il devoto qui che sta finendo la sua domanda. Ah. Scusami, per ricapitolare, se puoi chiedere a Gurudeva. C'è un devoto che sta facendo qui, sta finendo un attimo una cosa, scusa. Sì, sì. Yeah. I have this question, Gurudeva, because I listened one lecture from Prabhupada where he was asked by devotee. Where does realized Jiva end up after he leaves this world? And he said that even realized soul, he goes to the next planet where Krishna is manifesting his Lila in Gokul, and there he has to become expert in doing all the sevas for Radharani, which is Guru, and then he goes. You bring the book, I will explain. This is in Raghavarma Chandrika, actually. It's also true. It's both true. This is actually Raghavarma Chandrika. No, no duality. Yeah. Because Guru said we enter into the spiritual realm, you know, either by our consciousness or, you know, after many lifetimes, then the training will, he once said, it will only start then, the training. Yeah, the real training will start. You automatically will know what to do. With the condition, you think that my body will fly. We are soul. But exactly. We will material leave the body. My difference, but actually. Il devoto ha detto che, perché lui ha ascoltato una classe di Prabhupada dove Prabhupada dice che quando uno lascia il corpo poi prende nascita nel grembo di una gopi in un altro universo dove Krishna sta manifestando i suoi lila, lì riceve un appropriato training e può imparare tutte le cose verso la perfezione. Dice che entrambe le cose sono giuste in realtà, non c'è una differenza. E di prendere questo verso e possiamo discutere ancora questo argomento. Body you will not leave. Body will be there, but you are free from this body condition. That I am telling. This is the reality. Perché in realtà quando mi realizzo già vivo lì, ho questo corpo e non è che lo lascio questo corpo rimane questo materiale, però inizio già a vivere in quella dimensione. Chakshudan, Dilaje, Janame, Janame, Prabhu, Kidvegan, Hezer, Prakashi. Means I will get the divine sense vision to see beyond the walls, beyond the details, beyond you, what is happening to you. Dilvegan, Hezer. Chakshudan means my eyes will be divine, my heart will be divine. I miei occhi diventeranno divini, il mio cuore, tutto quanto diventerà divino, io avrò la capacità di vedere ovunque. And prema bhakti only will be there. Ci sarà soltanto prema bhakti. There.
covering has to move. Covering moving not, but we have to do sadhana to come out from that covering, from the binding of chain. Dobbiamo uscire dal condizionamento, dall'incatenamento della nostra copertura materiale attraverso il sadhana. My ego. Dobbiamo uscire dal falso ego. False, my word was wrong. He said I false ego. Thank you. We are out of time. What? We are out of time. 3 minutes. It was so interesting. Yeah. It just stopped now. You're right. What to do? This verse actually is in the right. Dice che è tardi. Italia has given 2 hours. Gurudev dice gli italiani cioè abbiamo bisogno 2 ore di lezione, non 1 ora e mezza. Sì, 3 ore. Una settimana di lezione. 1 hour is only how are you? One hour is take only 1 hour. How are you? We are like diesel, we take time. To get moving. When engine become 10 minutes start, then it runs very fast. Dice ci vuole un po' per il motore per prendere il via, però quando va molto veloce. In the next. Thank you, Radhe, Radhe. Thank you very much. Thank you.